200 studenti degli istituti superiori di Todi hanno assistito mercoledì 22 gennaio alla proiezione del film Va Pensiero e preso parte attivamente al dibattito che ha seguito sui temi dell'immigrazione, dell'integrazione e della multiculturalità. Nessuna cattedra, nessun palco, nessuna lezione, ma solo un confronto aperto e costruttivo che ha dato un volto, un nome, una storia a tanti migranti che giornali e TV raccontano spesso come tanti semplici numeri. Ormai da alcuni anni l'Archivio delle Memorie Emarginate ha scelto di utilizzare l'audiovisivo, il linguaggio cinematografico, per parlare dei temi così importanti come migrazione e integrazione, perché è un linguaggio universale e abbiamo capito che per persone che arrivano in Italia da poco, che non hanno la parola, non hanno il linguaggio, avere una videocamera in mano può essere uno strumento formidabile per raccontare le loro storie. Noi, in Africa. Il griot era maestro nell'arte di usare la parola. Il griot era consigliere del re. Ebbene, il figlio del griot era il griot del principe. Nel corso dei secoli abbiamo vissuto così. Il film vuole cercare di far capire che dietro a fenomeni come quelli della violenza razzista ci sono persone in carne ed ossa con sentimenti, sogni, desideri, bisogni da una parte e dall'altra, e noi dobbiamo riflettere su queste situazioni. Una bellissima giornata, erano le 19:45. Aspettavo il tram. Un uomo italiano sui 30 anni, da testa razzata, si volta verso di me e mi dice: qui c'è qualcosa che non va. E per me è stato un po' doloroso, perché ripercorrere un episodio tragico contro il quale cerco di lottare per uscire, e davo per scontato che rimuoverlo potesse aiutarmi, e invece mi sono accorto che il tentativo di metterlo un po' nel sentiero dell'oblio ha peggiorato le cose, e più passa il tempo più mi accorgo che il limite c'è ancora. Sa, le cicatrici fisiche si possono curare, sono quelle dell'anima che hanno bisogno di maggior tempo. Va pensiero sulla o venio con lì e venio un po' più era in te chi amo. Io vorrei seppellire questa storia e rinascere. L'idea di questo film è nata quando ho conosciuto Mohamed Ba, che è uno dei protagonisti del film, che mi ha colpito quanto persona, e però da un'altra parte ha vissuto una storia drammatica di aggressione razzista, quindi ho voluto approfondire sulla storia di Mohamed Ba e la sua attività nella città di Milano. Oggi siamo a Todi, perché abbiamo un rapporto ormai da anni con l'Istituto Agrario, con la comunità cittadina, che è anche una comunità di accoglienza, e speriamo che da Todi vengano anche suggerimenti, proposte e offerte di collaborazioni per diffondere questo cinema sul territorio italiano. Ritengo che sia importante la partecipazione a questo progetto da parte delle scuole Tuderti, in particolare degli istituti Ciuffelli Einaudi e Liceo Jacopone, e che si pensi anche alla comunicazione come una forma di integrazione fra le culture e i popoli. Signore e signori, attrezzatevi per un lungo viaggio nel mondo spesso nascosto dei migranti.